Nel 1997 ci era venuta l'idea di creare una label club oriented e a tale scopo avevo affidato ad Alex Gaudino la direzione artistica. Nei vari anni, sotto questa etichetta, abbiamo fatto anche diversi successi di vendita. Ad esempio, numero uno in Inghilterra per 6 settimane con The Tamperer Featuring Maya, numero uno in Inghilterra con Brand Legend e tanti altri. La Rise era diventata un'etichetta club crossover, su cui abbiamo pubblicato i maggiori DJ artisti in giro per il mondo, fino ad arrivare nel 2011 a pubblicare per primi in Italia le prime produzioni di Avicii. Siamo andati avanti fino al 2017. E in quel periodo si era poi deciso di mettere momentaneamente in stand-by questa etichetta. A distanza di anni si stanno verificando delle condizioni artistiche di mercato che mi hanno portato ad aprire, a riaprire l'etichetta Rise, sempre con una visione time. Ed il primo disco che abbiamo pubblicato in questo nuovo corso è The Avenue and White Shirts. Il disco è uscito in questi giorni, in Italia è distribuito Believe, mentre in tutto il mondo è una priorità Universal. Il nostro obiettivo è quello di continuare la politica che avevamo intrapreso nella prima versione della Rise, club sì, ma di un certo tipo di qualità e schiacciando l'occhio al mercato crossover. Vi sono diversi progetti in cantiere, grazie anche al fatto che diversi DJ produttori internazionali subito si sono fatti vivi quando hanno saputo che la Rise veniva riaperta. Il nostro obiettivo, chiaramente, essendo non solo casa discografica ma anche un'azienda, è quella di, su questa label, di ritornare a fare i successi che avevamo in passato. Questo è il nostro focus. In questo nuovo corso della Rise, la direzione artistica è stata affidata a Marco Imbruglia, già responsabile promozione radio della Time.